Allora, abbiamo qui una signorina che invece proprio di sottomissione vuole parlare. È già venuta qualche volta, l'anno scorso, l'ultima apparizione a febbraio. Si chiama Mistake, ovviamente frequentatrice di OnlyFans. Buonasera, applausi. Salve, salve a tutti. Allora, lei è abituata alla sottomissione, non quella islamica, abituata a incontrare durante la sua esperienza, nel corso della sua esperienza su OnlyFans, persone sottomesse. Ma proprio nella vita in generale, io avendo un carattere molto forte mi attraggo questa tipologia di persone. Ah, sì, sì. E poi avendo un nome d'arte particolare, cioè Mistake, tendenzialmente le persone mi contattano sui vari social dicendomi: ah no, ma allora tu sei una mistress. No, però iniziamo a capire, quindi ho iniziato a informarmi, poi io studiando psicologia. Tu stai studiando psicologia all'università? Sì, mi mancano pochi mentre esami. Mentre studi psicologia sottometti. Analizzo la mente umana. Beh, quindi, no, hai degli slavi veri e propri, dai. Sicuramente sì, ma non ricercati, nel senso che cosa succede? Succede che visto le molte richieste, che sono veramente tantissime. Tipo, la richiesta più importante qual è? Insulti tantissimi. Tipo? Poi, beh, non so, per favore mi puoi dire che sono un coglione. Beh, va bene. Quanto costa farsi dire una cosa? Non lo so, dipende. Solitamente io non sono molto attaccata al fattore di dire ok, devi darmi 100 euro, ok? Una cosa che viene da sola, ok? Sì. Anche perché io non mi smuovo per niente, ecco, in generale. Quindi comunque è un rapporto che si crea mentale, non fisico, anche perché io reale... C'è una tipologia di questi slevi, di persone che vogliono essere insultate? Sono persone tendenzialmente che da piccole hanno ricevuto delle mancanze di affetto dal caregiver, che è più o meno, diciamo, la persona che fin da piccoli si occupa di noi, nostra mamma, o come la figura di riferimento, ecco. Crescono con questa forma di cioè con questa volontà di essere castrati, ok, di autocastrarsi nella vita di tutti i giorni. Ma sono persone che hanno un ruolo, sono tutte persone che hanno un grande potere a livello lavorativo. Ah, come Parenzo, per esempio. Cioè. Parenzo, secondo me, è il candidato ideale, nel senso che... a fare il sottomesso. Scusa, fare il sottomesso, assolutamente. Scusate, fate le vostre cose in grande tranquillità, io non sarò mai qui a... Non tiratemi in ballo delle vostre porcherie. Allora, dal mio punto di vista... Tutto quello che volete, anche con la mia benedizione. Ok, se quello è l'importante. No, però lui mi sta dicendo che, dato che tu sei una persona di potere, conduttore televisivo, conduttore radiofonico, hai un minimo di potere, sei il candidato ideale. Perfetto. Sei il candidato ideale per essere sottomesso. Sarebbe utile sapere quali sono le pulsioni sessuali di Parenzo, cioè quali sono le sue. Non interessa a nessuno. Ma come no? A tutti ci interessa sapere quali sono le sue pulsioni sessuali. Io non ho nessuna pulsione. Non ci crediamo. L'unica pulsione è quella di chiudere questa trasmissione. Ci crediamo. L'unica pulsione che ho è quella di chiudere. Senti, poi com'è la sua? Con assoluta determinazione. Un'assoluta determinazione. Questo è il direttore. Quindi Tamburino. Comunque ci troviamo di fronte a persone che nella vita di tutti i giorni ricoprono un ruolo manageriale oppure un ruolo dottori, medici, avvocati. Un direttore delle poste, ci hai raccontato direttore una volta. Direttore delle poste. Che cosa fece? Ce ne sono stati tanti. Io ho avuto anche delle persone che lavoravano per Mediaset. No, per Mediaset da fare cosa? E che mi hanno chiesto di portare dei calzini usati da me fuori Mediaset. Ah, sì, me lo ricordo. Diciamo, una grande azienda italiana. Non bisognava dire. È continuata questa cosa. Continuate le richieste, ma c'è stato uno stop da parte mia, anche perché comunque io poi credo molto. Cioè, lui usciva da Mediaset, tu portavi dei calzini usati. Io portavo i calzini usati. E un direttore delle poste invece veniva a casa tua? No, c'è stato un direttore delle poste, quello della pipì, dici? No, veniva a fare le pulizie, non mi ricordo. Ah, no, c'è stato un direttore delle poste italiane, tra l'altro importante. Molto importante, che voleva venire a pulire casa, no? Sì. Allora io appena arrivata a Milano, quando non ho voluto gravare sulla mia famiglia, quindi chiedere soldi, eccetera, ho iniziato a ricevere queste richieste e inizialmente quindi dicevo, vabbè, dormivo per terra, proprio situazione abbastanza degrado, perché ho voluto farmi la gavetta vera e propria, quindi dicevo, vabbè, vuoi venire a pulirmi casa? Vieni, pulisci casa. Direttore delle poste, di poste italiane. Sì, è un'azienda molto, molto cara a Parenzo, peraltro. Molto ma difatti Parenzo ha delle inclinazioni sottomesso. Vi prego, è una delle più grandi, è una grande eccellenza italiana. Sì, perché? Ma che c'entra? Io vi prego di non danneggiare i capisaldi di questo paese. Poi c'era questa persona, sempre un personaggio molto importante, anche conosciuto. No, non della serie, però non possiamo, musica, non possiamo fare nomi per ora, che praticamente aveva questa esigenza. Ho avuto sia una persona che mi chiedeva l'acqua con cui mi lavavo. L'acqua, cioè sì, tu. Quindi io mi facevo il bagno e voleva avere l'acqua nella quale io mi ero lavata. Io scioccata, nel senso, poi io devo andare a capire, quindi dicevo, ma cos'è che ti spinge a chiederti l'acqua? Chiedermi l'acqua. Niente mi eccita, ma cosa ti eccita? Il fatto che io mi sia lavata con l'acqua? Sì, certo, sì, ok, ma paradossalmente andiamo più a fondo. Qual è il focus?
E niente, perché comunque fin da piccolo mia mamma, quando si incazzava con me, mi metteva sotto l'acqua fredda, cioè cose che non c'entrano un cazzo, però nella sua mente si è instaurato proprio la connessione, il legame tra ok, faccio una doccia, tac, acqua. E gli sputi? Gli sputi invece, altra cosa, mi è stato richiesto, per esempio, guarda, mi fai una bottiglia da mezzo litro piena di sputi. Piena di tuoi sputi? Piena di miei sputi. E tu l'hai fatto? Allora, no, sì. Perché non avevo, cioè sì, ma no, nel senso che mi sono fatta aiutare. Non ce la facevo. Ma stai dicendo, non ce la facevo. Non ce la facevo. Gli sputi di chi? Di un uomo, magari? Sì, assolutamente. Dei miei coinquilini. Perché dovete fare così? No, allora, qua si parla di situazioni di degrado. Perché dovete fare così? Degrado totale, esatto. Di degrado, per l'appunto, riconosciuto, analizzato e superato, situazioni passate. Scusa, tu quanto pesi? Ma sai che non lo so. Sono di tette. Allora, di tette sono quasi 18 kg. Solo 18 kg di tette. Quasi sì. 18... Quindi calcola che. Non rifatte, poi... naturali. Naturalissime. Enormi, cadenti. Diciamo. Cadenti no, stanno no. Su ancora bene per adesso. Però infatti sono molto. Non sei magra, diciamo. No, magra no. Curvi, cioè c'ho la mia pancetta, le gambe ce le ho magrissime. C'ho però la pancetta. Piace su OnlyFans il curvi, no? Ma io sono una delle più seguite su OnlyFans senza arte, cioè senza aver mai fatto niente per farmi seguire. Ma è vero quindi... che fai molti dick rating? Ecco, sì, questa è una cosa paradossale. Cioè io su Instagram l'approccio del maschio medio adesso è mandarmi la foto del pene. Ok, dal mio punto di vista. Ma per essere insultato? No, per. Cosa ne pensi, Miss, del mio cazzo? Ma guarda, sinceramente mi viene già schifo con questo tipo di approccio qua. Mi viene già proprio una sorta di reticenza nel risponderti, no? Cioè, proprio la. Facciamo approach. Una grande mostra. Facciamo ecco, una. L'idea è questa. Io adesso collezionerò tutte le foto di cazzi che arrivano, piselli, sì. Eccetera. 100, facciamone 100. Facciamone 100 e organizziamo una mostra. Parenzo con ma noi. Ma perché? Italiani! No, Parenzo non metta neanche il mio nome.